Uè, e se vi dicessi che possiamo finalmente vendicare i dinosauri? Il 24 novembre 2021 ha ufficialmente preso il via la missione DART, che per fare un po' il figo sta per Double Asteroid Redirection Test. Sì, l'ho letto online. Comunque, l'obiettivo della missione è quello di scagliare una sonda contro un asteroide per deviarne la direzione. Bruce Willis, quindi stai tranquillo, non abbiamo più bisogno di te. L'idea è quella di sperimentare un nuovo sistema di difesa planetaria in grado di prevenire future collisioni di asteroidi che potrebbero, come dire, estinguerci. Plot twist. In realtà, per chi non lo sapesse, siamo colpiti continuamente da asteroidi, solo che la maggior parte di questi si disintegra a contatto con l'atmosfera. Qualcuno però riesce a passare, come successe in Russia nel 2013, ad esempio. Ed è lì che cominci veramente a cacarti sotto. Oh, Giova, si è cagato sotto il caghetta. La missione è stata organizzata dalla NASA in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana, che ha coordinato la realizzazione di un piccolo satellite chiamato Licia Cube, realizzato dalla Taivac, un'azienda torinese, che avrà il compito di osservare gli effetti dell'impatto della sonda sull'asteroide. Stile vecchietto che guarda i cantieri. Ai miei tempi gli asteroidi si distruggevano a pugni! A conclusione del tutto, poi, tra qualche anno, una missione dell'Agenzia Spaziale Europea, chiamata HERA, ispezionerà il corpo celeste per studiare come questo ha reagito dopo l'impatto del proiettile. Insomma, gli va a controllare la bua! Beccati questo asteroide! Se volete approfondire, vi consiglio il video di Link4Universe che vi lascio in descrizione. Comunque, giusto per darvi qualche assaggio senza entrare troppo nel tecnico, la sonda attraverserà lo spazio per raggiungere Didymos, un asteroide con un diametro massimo di circa 780 metri, intorno al quale orbita un asteroide più piccolo, chiamato Dimorphos, con una larghezza massima di 160 metri. L'obiettivo di DART è quello di colpire quest'ultimo, per provare a modificare il suo tragitto intorno all'asteroide più grande. L'impatto avverrà circa tra un anno. Comunque potete dormire sonni tranquilli perché nessuno dei due asteroidi rischia di colpirci, fanno solamente da cavie. Certo, spero che non ci siano alieni, sennò passeranno una brutta giornata. E per oggi è tutto. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale per restare aggiornati con le notizie, oppure date un'occhiata alla serie L'Infiltrato in cui mi intrufolo nelle community più interessanti del web, o ancora in descrizione trovate il link al mio libro Cascina Speranza, una riscrittura creativa della Fattoria degli Animali di Orwell. Per oggi è tutto, alla prossima!